Il piano di sviluppo regionale delle Marche prevede investimenti per i prossimi 7 anni per 537 milioni di euro destinati alla competitività dell'agricoltura marchigiana, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, all'innovazione e allo sviluppo inclusivo nelle zone rurali. La Confagricoltura di Pesaro Urbino ne ha parlato con i propri associati in un affollato seminario informativo al Tag Hotel di Fano, facendo un focus su 3 bandi di sottomisure che sono di prossima presentazione. I temi affrontati in questo focus sono stati i giovani, gli investimenti e l'agricoltura biologica. Noi questa sera siamo qua per parlare di PSR, che è un argomento molto importante. Lo facciamo con i funzionari regionali, che saranno poi quelli che dovranno gestire in pratica le domande e l'erogazione dei contributi. Come giustamente ha detto lei, questo è un PSR diciamo abbastanza mirato, che cerca di ritagliarsi sul territorio e sulle esigenze specifiche del territorio. È un PSR che prevede interventi mirati per quanto riguarda, per esempio, la manutenzione del territorio. Basti pensare a tutte le calamità naturali che sono accadute negli ultimi anni e che ci fanno capire ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'importanza di un'agricoltura che presidia il territorio e quindi che lo conserva. Ecco, il contadino, quindi l'agricoltore, come sentinella, come baluardo sul fronte dell'ecologia. In passato non era così, adesso è sempre di più un'esigenza imprescindibile per la civiltà moderna. In realtà questo comporta una, se mi è permesso dirlo, un salto in avanti, una rivoluzione culturale che l'agricoltura italiana ha già fatto in parte. Basti pensare a tutto il nuovo discorso sui metodi di produzione a basso impatto ambientale, che hanno permesso di ridurre il ricorso smoderato alla chimica in agricoltura. Abbiamo sentito il dovere di organizzare questo incontro cercando di spiegare, di portare a conoscenza quelle che sono le opportunità previste dal nuovo PSR. Diciamo, siamo corsi quasi in anticipo perché ancora i bandi devono uscire, è imminente la pubblicazione delle prime tre bandi, cioè quello del PSR previsto per i giovani agricoltori, per quanto riguarda il discorso del biologico e per quanto riguarda il discorso degli investimenti. Queste sono le prime 3 misure che, ripeto, dovevano uscire il 10, ma io penso che entro il 20 dovranno uscire. Ecco, l'Europa guarda sempre all'Italia come un cardine dell'agricoltura a livello comunitario. Cosa cambia rispetto al precedente PSR in questo PSR? Ma effettivamente la rivoluzione penso proprio che non ci sarà, perché più o meno le misure ricopiano quello che erano il vecchio PSR. Sicuramente i soldi stanziati dalla Regione Marche sono tanti, molta attenzione è stata data al biologico, altrettanto per quanto riguarda i giovani agricoltori, ma dico, uno stravolgimento non c'è. Il PSR raccoglie una serie di misure, ma i bandi che si stanno presentando oggi, l'occasione quindi dell'evento informativo, è per i 3 primi bandi che escono, cioè il bando giovani, il pacchetto giovani, la misura 4.1 e quindi gli investimenti nell'impresa agricola e il biologico. Questi 3 bandi hanno un valore di circa 65 milioni di euro. Ecco, sono 3 comparti importanti anche a livello regionale che racchiudono un po' anche la nuova tendenza che il mondo agricolo sta prendendo, no? Giovani, ecologia e investimenti, quindi in linea con quello che è la tendenza del momento.
Sì, allora il biologico oggi riscuote nel mercato nazionale e internazionale un grandissimo successo, tant'è che l'export del biologico ha anche nel periodo di crisi ha avuto un segno positivo a doppia cifra, intorno all'11-12%. Adesso la questione non è soltanto quello di mantenere la posizione di mercato, quindi la domanda e l'offerta, ma aumentare nell'ambito del biologico proprio la produzione biologica e quindi attirare maggiori imprese rispetto a questo tipo di produzione rispetto a quella convenzionale. I giovani su questo tema mostrano un interesse e anche semplicemente il fatto che il giovane si possa insediare e come obiettivo sostituire il metodo convenzionale di un'azienda magari familiare con un metodo biologico è già un obiettivo di grande rilievo, uno per l'utilità di queste produzioni biologiche e due per il territorio e per l'ambiente. L'agricoltura biologica nel piano di sviluppo rurale 2014-2020 ha 80 milioni di euro di risorse di spesa pubblica e quindi è una delle misure più importanti di questo programma e stiamo già predisponendo i bandi per raccogliere le domande degli agricoltori biologici per la campagna 2016. Bandi che vanno ad erogare, serviranno per erogare le risorse intese come le perdite di reddito che gli agricoltori che adottano questo metodo e queste tecniche di agricoltura rispettose dell'ambiente hanno proprio perché usando meno prodotti chimici di sintesi e dovendo fare rotazioni ampie hanno appunto queste perdite di reddito e dei maggiori costi. La Regione Marche ci tiene notevolmente a favorire questa tecnica, questa misura e direi anche tutta la filiera dell'agricoltura biologica e continua a sostenerla come è già stato fatto anche nel PSR 2007-2013 dove alla fine del periodo di programmazione abbiamo messo 100 milioni di euro di risorse, quindi cifre veramente importanti e riusciamo a prendere questi impegni quinquennali e a soddisfare tutte le richieste che gli agricoltori biologici faranno alla regione. Diciamo che la misura 6.1 di insediamento giovanile è una misura che non è nuova per la verità perché era presente anche nell'attuale programmazione. In questa nuova programmazione 2014-2020 la misura 6.1 viene ancora di più rafforzata rispetto alla precedente con la conferma sempre del pacchetto giovani, quindi dove accanto alla start-up possono essere fatte delle misure di ammodernamento, di diversificazione, di informazione, diciamo tutto un cosiddetto pacchetto giovani. Però la misura può essere fatta anche e richiesta anche senza fare degli investimenti, quindi questa è la novità rispetto al passato e noi appunto ci auguriamo, le aspettative sono molte, che i giovani possano trovare in questa misura proprio un punto di riferimento per l'insediamento in agricoltura. Ecco, il biologico anche attira molto le nuove generazioni, piace questo impatto green con la natura, insomma ci sono tanti fattori che hanno portato nuovamente i giovani ad avvicinarsi all'agricoltura dopo possiamo dire una transumanza verso il mondo industriale. Sì, infatti anche su questo aspetto diciamo se noi vediamo le priorità per l'ingresso in graduatoria di chi dei beneficiari, dei potenziali beneficiari, un aspetto particolare è proprio rivolto a questo tipo di misure, quindi la misura anche del biologico, una particolare attenzione a questa, una particolare attenzione come dicevo prima alla diversificazione, quindi per la prima volta vengono introdotti come misura di accompagnamento all'insediamento giovanile anche una misura specifica per l'agri sociale,
di cui si fa un parlare abbastanza forte. Accanto ovviamente alle misure di diversificazione classiche, che è quella dell'agriturismo e dell'informazione e formazione. Ecco, non si può parlare di sviluppo senza parlare di investimenti, sono due concetti legati a doppio filo. Beh, su questo sono perfettamente d'accordo, anche perché io mi occupo in maniera particolare di questa misura, che è la misura 4.1, che è la misura appunto dell'ammodernamento delle aziende agricole e quindi della competitività delle aziende agricole. È la misura più grande del piano di sviluppo rurale. La dotazione finanziaria è di 85 milioni di euro attuali su 539 milioni di euro dell'intero PSR, quindi è una misura, diciamo, molto importante. Su questa misura, con questa misura si può fare la stragrande maggioranza degli investimenti che richiede un'azienda agricola, ovviamente anche qui con una particolare attenzione all'ambiente, con una particolare attenzione alle energie rinnovabili e al mantenimento, diciamo, delle risorse naturali, ecco. Siamo molto contenti di realizzare questa iniziativa qui a Fano, perché vogliamo che il mondo dei nostri associati si avvicini sempre più al mondo della struttura pubblica, perché con il nuovo PSR vogliamo che possa scorrere veloce, con un rapporto sempre più stretto fra pubblica amministrazione e i nostri associati. Chiaramente con la collaborazione di noi organizzazioni, che siamo ben disponibili di dare la nostra disponibilità. Un supporto alle aziende, un supporto agli agricoltori, magari su argomenti che non vengono masticati tutti i giorni. È vero, è un supporto che poi non vengono masticati tutti i giorni, e ci sono le difficoltà delle strettoie che la comunità economica ci mette. E allora dobbiamo essere sempre più preparati, sempre più pronti a dare questo supporto ai nostri agricoltori. E dobbiamo partire dal vecchio PSR, che qualche problema ce lo ha dato. Allora, forti di quell'esperienza, oggi dobbiamo partire con il piede giusto. Basato sulla qualità degli investimenti, abbiamo chiesto due nuove priorità.